Versa ancora nel degrado il sottopasso del Maristella. Il presidente del comitato di quartiere, Pietro Ricci, chiede maggiore attenzione. Ma stavolta, a parte tutte le foglie che cadono, non vengono raccolte. Uno non passa mai una spazzatrice che dovrebbe passare, almeno quella piccolina, sulla pista ciclabile e sotto il sottopasso, che è stato richiesto già anche tante volte. E poi lì ci sono dei manifesti della carta tutto insieme, e tutto ammucchiato lì, quindi c'è sporco. A più non posso, e poi, come detto già varie volte, manca la mezzeria, una riga bianca che fa da mezzeria per i due sensi di marcia, e l'illuminazione, perché l'illuminazione ci sono sempre quelle due lampadine che quando c'è buio, specialmente adesso, ci si vede poco. Non da ultimo l'asfaltatura di via Persico, che ha provocato seri problemi alle abitazioni. Via Persico era stato programmato l'asfaltatura di vari pezzi sulla via Persico, però giovedì scorso hanno grattato l'asfalto, è stato lasciato lì così com'è da 4-5 giorni, e la gente si lamenta perché, a parte oggi e ieri che ha piovuto un pochino, non c'è polvere, però c'è casino, hanno fatto polvere da tutte le parti, ci sono le case ai fianchi delle strade che c'hanno 3 o 4 dita di polvere dappertutto. Non lo so se quelli lì sono lavori da fare così, insomma, ecco. Io penso che se va lì una macchina che gratta l'asfalto vecchio, dovrebbe esserci dietro una macchina che asfalta.